Amici autoappassionati, rieccoci insieme per un nuovo test. Oggi il protagonista è uno dei veicoli di cui si è parlato maggiormente negli ultimi mesi, il primo SUV del Biscione, l'Alfa Romeo Stelvio. Si tratta del primo passo importante della casa italiana in questo segmento. Le aspettative sono alte, quindi non ci resta che salire a bordo per scoprirle insieme. Con una lunghezza di 4,68 metri, il nuovo SUV medio di Alfa Romeo rappresenta un segno di continuità con la Giulia, mantenendo gli ingredienti fondamentali che a livello di design stanno facendo il successo del marchio. La semplicità delle linee e il senso delle proporzioni sono due principi cardine che hanno guidato le matite dei designer del Biscione, bravi nel mantenere forte il family feeling con Giulia, senza però voler trasformare goffamente quest'ultima in un SUV, bensì rielaborando bene i volumi e rispettando così i canoni tipici del segmento. Grazie al classico trilobo frontale, lo Stelvio vanta un'identità fortissima sul muso, con le prese d'aria e i fari Mixeno a completarne l'aspetto generale. Un disegno nuovo nella silhouette, più muscolosa che mai, grazie alle linee pulite e tese, all'anteriore compatto e al posteriore molto tirato, con un lunotto particolarmente inclinato sovrastato da uno spoiler aerodinamico. Pensato intorno al guidatore, l'abitacolo si presenta con il tunnel diagonale e la plancia leggermente ondulata. La cura nei dettagli è molto buona, i materiali utilizzati sono di qualità, diversificati tra loro. Si va dall'alluminio ai legni veri, passando per pellami e tessuti. Il display della strumentazione è da 3,5 o 7 pollici in base all'allestimento, mentre il volante ha un diametro contenuto e raggruppa diversi tasti sulle razze, in modo da dare ampia scelta di comandi senza staccare mai le mani. Come la Giulia, anche l'Alfa Romeo Stelvio è dotata del sistema di infotainment Alfa Connect, che offre una serie di caratteristiche e funzionalità tra le quali spicca l'interfaccia uomo-macchina di ultima generazione, dove la gestione del sistema avviene tramite il rotary pad e il display integrato nella plancia. Sull'intera gamma è di serie lo schermo da 6,5 pollici, mentre optional il Connect 3D Nav da 8,8 pollici, che offre la funzione di navigazione con mappe ad alta risoluzione ed elevata velocità nel calcolo degli itinerari, fruibile anche in assenza di segnale GPS grazie alla tecnologia Dead Reckoning. Eccoci a bordo, i sedili sono comodi e ben contenitivi. Premiamo il pulsante Start e siamo pronti a partire. Siamo alla guida della motorizzazione 2002 diesel da 210 cavalli, abbinata al cambio automatico a 8 rapporti. Questo ZF a 8 rapporti è molto preciso, molto sincero e molto veloce, soprattutto se si usa in modalità manuale attraverso i paddle in alluminio solidali al piantone dello sterzo. Questa motorizzazione rappresenta sicuramente la scelta migliore per lo Stelvio, grazie a una buona accelerazione, un'ottima spinta e soprattutto un buon allungo, con consumi tutto sommato ridotti. Sul tunnel centrale è presente la rotella che permette di gestire il sistema DNA, il sistema di modalità di guida differenti. Ne possiamo mettere il Normal, Advanced Efficiency, cioè la versione che riduce i consumi, e poi la versione Dynamic, quella più sportiva. Guidando in Dynamic, col cambio in modalità manuale, cioè con i paddle al volante, lo Stelvio dimostra un'indole piuttosto sportiva, un rollio molto contenuto e una buona reattività nei cambi di direzione. Come sulla Giulia, anche sullo Stelvio lo sterzo è una delle note più positive. La rapportatura è molto diretta e nonostante sia piuttosto leggero, soprattutto in Normal, è sempre molto preciso. Le prestazioni dello Stelvio in questa motorizzazione effettivamente sono piuttosto brillanti. Lo 0-100 viene coperto in 6,6 secondi e la velocità massima è 215 km all'ora. Per l'avantreno è stata sviluppata una nuova sospensione a doppio braccio oscillante con asso di sterzo semi-virtuale, che ottimizza l'effetto filtrante e consente cambiamenti di direzione rapidi e precisi. Si tratta di un'esclusiva Alfa Romeo che, mantenendo così costante l'impronta terra del pneumatico in curva, è in grado di garantire alte accelerazioni laterali. Invece, sull'asse posteriore si è scelta una soluzione a 4 braccia e mezzo, brevetto Alfa Romeo, per un controllo estremamente preciso degli angoli caratteristici della ruota. Il piacere di guida, infatti, è quello di un SUV sportivo a trazione posteriore, ma con tutti i vantaggi della trazione Q4. Il sistema Q4 monitora continuamente numerosi parametri per garantire la migliore ripartizione della coppia tra i due assali, in funzione dell'utilizzo della vettura e dell'aderenza stradale. In condizioni normali di aderenza, lo Stelvio si comporta come un veicolo a trazione posteriore, il 100% della coppia è inviato a retroterra. All'approssimarsi del limite di aderenza delle ruote, il sistema trasferisce in tempo reale fino al 50% della coppia motrice sull'assale anteriore. Questo si traduce in un controllo della vettura ai vertici della categoria in termini di trazione e stabilità direzionale in curva. Insomma, il family feeling non è soltanto estetico,
qua, come sulla Giulia, si provano molte sensazioni di guida sportiva. Però qua stiamo parlando di un SUV, non di una berlina, quindi il lavoro è stato doppiamente più difficile. La gamma dello Stelvio si declina in tre allestimenti: Business, Super ed Executive. A richiesta, i clienti di Stelvio Super e Stelvio Executive possono personalizzare il proprio SUV con alcuni contenuti esclusivi, raggruppati in alcuni pacchetti, il pack lusso e il pack sport. Due i motori presenti al lancio, il 2000 turbo benzina da 280 cavalli e il 2002 diesel da 210 cavalli, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. La gamma sarà completata con altri propulsori, tra cui il 2000 turbo benzina da 200 cavalli e il 2002 diesel da 180 cavalli, sempre con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4, mentre il 2002 diesel da 180 cavalli sarà disponibile anche con la sola trazione posteriore. L'Alfa Romeo Stelvio arriva nelle concessionarie al prezzo di 50.800 euro per la versione Business 2002 da 210 cavalli. Per il listino completo leggete la nostra prova su strada su autoappassionati.it e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Al prossimo test!